Nella piccola cantina Moros, nome mio, nome di mio padre. Allora, questa è la più piccola cantina di nostra proprietà. Noi siamo la famiglia di Lecce, ma abbiamo deciso di abbracciare tre diversi territori per la nostra produzione di vino. Quindi questa cantina è nata dalle ceneri di una cantina sociale, di una cantina quella di grande produzione degli anni 50. Infatti siamo a pochi passi dalla stazione ferroviaria. E questa era una cantina appunto dove si lavoravano le uve che poi venivano vendute come uve da taglio. Noi invece abbiamo pensato di fare qui il nostro progetto di maggiore qualità, focalizzandoci su una piccolissima produzione di un Salice Salentino Riserva. Abbiamo un ettaro di vigna che ha oltre 60 anni, quindi sono vecchie vigne coltivate all'alberello, come vuole la tradizione locale, è negro amaro con malvasia nera. Appunto sono piante di negromare intervallate ogni dozzina dalla pianta di malvasia nera e ne facciamo appunto una riserva in meno di 6.000 bottiglie per anno, quindi è proprio una piccolissima produzione focalizzata appunto sulla qualità. Questo spazio ospita i nostri uffici da cui abbiamo appunto l'amministrazione commerciale dell'azienda che è Claudio Quarta Vignaiolo che commercializza i prodotti delle nostre tre cantine. Quindi oltre a questa che si chiama Moros e produce il vino omonimo Moros, c'è Terutemera che è a Lizzano in provincia di Taranto, nella DOP del Negromaro del Primitivo, e poi c'è la cantina San Paolo che è invece in Irpinia, Turbo, in provincia di Avellino, zona collinare e quindi altamente vocata per la produzione di vini bianchi. Quindi abbiamo deciso di dividerci tra tre piccole aree del sud che però sono altamente espressive in cui ci ritroviamo e quindi qui abbiamo deciso di portare avanti la nostra produzione. E nulla, quindi questo spazio vuole creare la bellezza al suo interno e quindi abbiamo messo Pignatelli. Insieme, sì, ci sono delle opere del maestro Pignatelli che è un artista di Lecce che però vive a Milano da oltre 50 anni ma è molto legato alla sua terra d'origine, infatti il tema che emerge sempre sono queste masserie, no? E quindi abbiamo trovato un altro modo di recuperare quello spazio interno che rimane invivibile. Adesso lo vedrete. Il murale di Pignatelli è messo in comunicazione con gli stessi colori, lo sfondo nero. Comunque ottantenne e dovevate vedere, anzi vedrete perché è in questo video, con che esuberanza e energia ha dipinto questo murale con dei rulli molto lunghi con i quali ha creato tutte queste immagini senza avere in realtà un progetto, perché appunto le pareti sono state colorate dal vino stesso. E questa è la nostra produzione, quindi la bottiglia che produciamo qui si chiama Moros, omonima rispetto alla cantina, e appunto in etichetta è indicata la mappa catastale che indica proprio la particella del foglio preciso dove è ubicato il nostro vigneto, ed è solamente un ettaro come vi dicevo, e in etichetta c'è proprio scritto il concetto di questa piccola produzione che è un vigneto, una cantina, un vino, quindi un vigneto piccolo, di un ettaro, una cantina dedicata a quest'unica produzione ed un solo vino. La produzione quindi di cantina Moros, come vedete è dimensionata per quello che vi ho detto, quindi un ettaro di vigna con una resa di 80 quintali ad ettaro, quindi 80 quintali di uva. Quindi questo è quello che lavoriamo e questi sono i pochi, ogni anno investiamo nell'acquisto di pochi nuove barrique, perché Negromaro, il Salice Salentino in particolare, è un vino delicato, quindi per fare un riserva abbiamo bisogno ogni anno di investire nella massima qualità del legno, perché altrimenti il vino rischia di... Le botti sono italiane, francesi? Usiamo un rovere francese prodotto da diverse aziende italiane e francesi. Come vi dicevo, il Moros è stato alla sua prima annata del 2012. Già dalla prima annata è stato premiato da questi grandi degustatori, quindi Robert Parker e Wine Spectator, che hanno dato 90 punti, diciamo è
il punteggio di accesso alle classifiche più prestigiose e sta iniziando ad essere apprezzato un po' tutto il mondo. Noi lo esportiamo. Siete all'interno delle vasche sotterranee, quindi come vedete c'è un punto di accesso che era quello del vino in ognuna di queste celle. Poi quello che abbiamo fatto è stato unicamente tagliare le pareti che dividevano ogni cella e quindi creare un corridoio unico. Questo corridoio è diventata la nostra barricaia e quindi si crea questa passeggiata tra le barricche. Mio padre è biologo, quindi in realtà diciamo è un ricercatore. E queste sue ricerche però non attingono solamente al mondo della biologia, tant'è che appunto a 50 anni lui ha deciso di reinventarsi e diventare vignaiolo. È molto appassionato di arte, di musica. Sì, si capisce. Quindi in contemporanea le abbiamo sempre due annate. Quella che è un raffinamento. Esatto, la l'ultima e quella che invece poi è pronta per andare in bottiglia. Una piccola sala di degustazione in mezzo al vino. Ciò che è suggestivo sono i colori delle pareti, che sono diciamo naturali. Esatto, infatti. Alimentare. E non si usava separare la buccia, il raspo, i noccioli dal mosto, si teneva tutto insieme. Dopo che era stata fatta fermentare, veniva lasciata in essiccazione sotto il sole. Quindi questo vino in realtà poi diventava secco, una sorta di polvere, e veniva messo nelle anfore. Quando arrivava a una destinazione si utilizzava, adesso saltiamo di culture e di epoche, però quello è un cratere. Durante il simposio il cratere serviva proprio per miscelare il vino con l'acqua, perché l'acqua è simbolo di vita e appunto non solo simbolo, ma permetteva di ridare vita a questo vino, diciamo, secco che veniva trasportato nelle anfore. Quindi si miscelava con questa polvere di vino, diciamo, con l'acqua e riprendeva vita. Non solo, per i greci era importantissimo il senso della misura, quindi il compito del simposiarca era anche di somministrare nelle giuste dosi ai partecipanti al simposio il vino, più o meno diluito, a seconda di in che stato fosse il degustatore. Perché lo stato di vino era lo stato di ebbrezza, lo stato in cui ci si metteva in comunicazione con gli dèi. Ah, ok, non è che li avete trovati in piazza? Sono tutti stati ritrovati nella magna Grecia, infatti questo stile della terracotta dipinta di nero, da cui poi si ricavano le figure dallo sfondo rosso, è un tipico stile di Ignazia, quindi stiamo parlando di Brindisi. Sì. Io allora, queste due teche sono una collezione unica, si chiama La tomba della fanciulla. È l'intero corredo funebre ritrovato all'interno di una tomba di una donna vissuta nel IV secolo avanti Cristo. Esatto, unguenti, spezie, oli. E sono stati dichiarati di interesse nazionale e storico, che appunto raccontano